Presidente, buongiorno. Sempre più grande questa manifestazione. Eh beh sì, ormai io l'ho conosciuta quando ero direttore del Sant'Andrea, sì, 25 anni fa, era agli inizi. Esatto, e adesso insomma vederla così diffusa, così partecipata, insomma con questa maggiore consapevolezza, perché credo al di là di tutto che uno dei grandi meriti della Fondazione Komen sia quello di aver dato maggiore consapevolezza e forza alle donne, e questo è un merito assoluto, perché oggi vedere questa partecipazione, questa gioia anche di vivere e di voler vivere questi momenti è una cosa fantastica. Grazie. Una delle priorità della sua agenda è proprio abbattere le liste d'attesa. Cosa si farà prossimamente per aiutare le persone a prevenire? Beh, la prevenzione ovviamente passa attraverso le risorse. Noi abbiamo appena varato un piano di assunzione da 9.000 unità, insomma, quindi mi sembra già quello un bel segnale. Quando saranno in campo tutti i 9.000 assunti, credo che ci sarà una potenziale da parte della nostra regione di aumentare anche la prevenzione. Va bene?